Perché mi ritrovo in un sogno vestito ancora da prigioniero? E perché sono nell'infermeria? Che cacchio sta succedendo? Dove mi trovo? Le lezioni sono momentaneamente interrotte. Le lezioni sono momentaneamente interrotte. Ah, ho la sensazione che dovrei andare a casa. Strano. Perché ho ancora il vestito da prigioniero? Questa sembra la scuola. Beh, Shujin d'altronde significa prigioniero. Devo andare a casa. Beh, la scuola è deserta ed è tutto buio. Sento una voce. Chi sarà? Mi sembra quella di Ryuji. Ma è una farfalla. Lavenza, sei tu? Farei bene a seguirla. Questa è Ann. Queste sono le voci dei miei compagni. Farfalla, non scappare, per favore. Non lasciarmi indietro. Non so dove sono e non so cosa stia succedendo. È scomparsa, non so cosa sta succedendo. Questa è Makoto. Questa è Makoto, era facile. La sua voce è difficile non riconoscerla. Okumura, questa è Haru. Lavenza, non mi lasciare qui, per favore. Lavenza, che sta succedendo? Per favore, non lasciarmi indietro. Eccoci qua, davanti all'uscita. Dove vai? Vado a casa. A casa? Ma non è questo il tuo posto? Capisco. E così ancora non lo accetti? Beh, non ti costringerò a fare nulla. Ci vediamo. Minchia, quanto bianco però. Mi sembra di aver fatto un sogno stranissimo. Cosa avrà voluto dire? Non lo so. E la Madonna! Yo! Ehi là? Buongiorno! Stavi ancora dormendo, Star Senpai? Come facevi a saperlo? Tiravo a indovinare, anche se in effetti avevi l'aria un po' assonnata. Ricordi di avermi promesso che saremmo andati a pregare al santuario insieme a Capodanno? Credo di sì. Fantastico! Bene, oggi è quel giorno se vuoi mantenere quella promessa. Capisco che è un po' precipitoso da parte mia, però... Che ne diresti di venire con me al santuario Meiji questo pomeriggio? Non vedo l'ora. Davvero? Anche io! Probabilmente oggi sarà affollato, ma nel pomeriggio dovrebbe esserci meno gente. Andrà tutto bene, vedrai. Concordo, chiederò agli dei di fare in modo che non ci sia troppa folla. Oh cavolo, spero che non conti come desiderio prima di fare l'offerta. Ehi, già in piedi. Incontriamoci al santuario verso mezzogiorno. Allora ci vediamo. Se sei sveglio potresti darmi una mano. Wow, che sta succedendo? Scusa se ti faccio lavorare il primo dell'anno. Oh, a proposito, felice anno nuovo. Felice anno nuovo. E spero che continuerai ad andare d'accordo con Futabe e con me. Se non mi vuoi cacciare via, io starò qui per sempre, Sojiro. E siamo molto grati per aver aperto il locale anche oggi. La roba che trasmettono alla TV a Capodanno è sempre la solita vecchia solfa. Capo, lei ha programmi per questa mattina? Potrei cucinare un po', a patto che serviate da soli che paghiate il conto prima di andarvene. Ah, giusto. Non si può certo far programmi quando ci sono già dei clienti. E tu, giovanotto, andrai al santuario per il primo dell'anno? Scelta saggia. Felice anno nuovo, è così che dite oggi, vero? È un piacere incontrarti. Piacere mio. Ehi, ma chi ti stai... di che stai parlando? Sei ancora mezzo addormentato o cosa? Oh oh, che splendore, Futaba. Wabam. Oh oh, ma che bel look. Ti sta un amore, Futaba-chan. Sono andata a comprarlo con la mamma.
Cos'hai appena detto, Futaba? Chiedo scusa, ma dovrei fare... ma non vorrei fare tardi al santuario. Continueremo dopo. Bene, è ora di fare armi e bagagli. La prima vice dell'anno santuario, eh? Secondo te cosa dovremmo fare? Beh, forse non serve che andiamo quest'anno. Non abbiamo più alcun desiderio da far avverare. Mi spiace, ma credo che arriverò prima del previsto. C'era meno gente di quanto mi aspettassi. Il mio desiderio si è davvero realizzato. Forse sì. Aspetterò all'ingresso una volta arrivata. Non preoccuparti, non c'è fretta. Che c'è? Avevi programmi per oggi? Sì, il santuario Meiji. Oh beh, bastava dirlo. Va bene, me la caverò anche da solo, divertiti. Ah, però fuori fa un po' freddo. Vedi di coprirti o ti beccherai un accidente. Certo. Guarda il mio nuovo cappotto. A proposito, oggi non ho ancora visto Morgana. Dove sarà andato? Se voi avete fatto caso alla mia voce, avete capito. A ogni modo, dovevo andare al santuario Meiji. Oh, scena animata. Ah, che bello lo sfondo delle loro scritte comunque. Mamma mia, esistesse un'app per i messaggi così, la scaricherei subito. Senpai! Questa ripresa però. Questa ripresa di busto. Come sta? Sei fighissima. Oh, che ruggetta lei. Stai bene. Senza mai dire una parola. È palese che in Royal vogliono farti capire che sia lei il romance ufficiale. Però, come ho detto, non riesco ad accettare il suo addio. Che carini che sono. Yusuke ha un cappotto più o meno uguale al mio. Mi stai copiando, Yusuke? Ed è domenica, tra l'altro. Quante circostanze possono verificarsi in un solo giorno? Una buona giornata a voi altri. Non ci si vede da un'eternità. Ma ci siamo visti ieri. Oh, avevamo tutti in mente di venire qui stamattina, a quanto pare, eh? Essere tutti al santuario oggi non è così strano. Ma trovarsi nello stesso punto alla stessa ora, queste sì che sono coincidenze straordinarie. Proprio così, eppure grazie a questo fortuito scherzo del destino posso assistere a uno spettacolo incantevole, l'incarnazione della bellezza giapponese. Che stai facendo, Kitagawa-senpai? Ignoralo, ogni tanto gli vengono questi attacchi. Allora, che volete fare dopo? Se c'è tempo, perché non andiamo a prendere qualcosa da mangiare? Mi spiace, tra poco ho un impegno con i miei familiari. Anche io devo andare in un posto. Io ho un appuntamento a pranzo con mio padre. Cosa? Ci sono i saldi di inizio anno. Devo andare per negozi con mia madre. Cosa hai detto? Beh, mi sa che siete tutti occupati. Allora chiederò ai miei compagni di atletica cosa combinano oggi. Cosa, Ryuji? Io proverò a chiamare Shio. Voglio vedere se ha programmi. È come se nessuno stesse dicendo cose sensate. Insomma, perché abbiamo tutti qualche impegno. Ci vediamo. Cioè, allora, ci avranno messo anche un po' a vestirsi col kimono. 10 minuti, sono arrivati qui. Tanti saluti, tutti a casa. Siamo rimasti solo noi, pare. Oh, prima mi chiedevo, che desiderio hai espresso al santuario, Star Senpai? Me lo sono già scordato. Beh, abbiamo appena incontrato tutti gli altri. Forse era quello il tuo desiderio. Qual era il tuo? Io? Beh... Oh, ti chiedo scusa. Sempre le circostanze in cui uno non dice le cose. Ah? È mio padre. Ah... Mi ha detto che alcuni parenti sono venuti a farci visita. Devo andare a casa per stare un po' con loro. Vuole venire fino alla stazione a prendermi. Quando ci sono queste riunioni di famiglia, va così. Dovresti andare allora.
Mi spiace, anche perché sono stata io a invitarti. Lascia almeno che ti accompagni alla stazione. Cos'è? Sono in pericolo. Va bene, andiamo assieme, dai. Papà! Ah, dovresti fare attenzione, quello è il kimono più bello che hai. Chi abbiamo qui? Immagino sia il nostro primo incontro. Lui è Star Senpai, quello di cui ti ho parlato, il mio senpai. Ha fatto tanto per me. Ah, dunque sei Star-kun. Mia figlia parla spesso di te. Papà, non così spesso. Ah no? Ah, ho saputo che sei stato tu a scegliere questi per me. So che è tardi per farlo, ma voglio comunque ringraziarti. Si figuri, le stanno benissimo. Papà li porta sempre, anche al lavoro. Mi piacciono proprio tanto. Beh, andiamo? Re? Cosa? Eh? Qualcosa non va? No, non è niente. Beh, dunque, con permesso, Star Senpai. Ci vediamo. Andiamo, papà. Non ho altri piani per oggi e sono rimasto di nuovo da solo. Dovrei tornare in camera mia. Che tristezza. Ciao, me ne vado a casa. Anzi, neanche, me ne vado in camera, neanche a casa. Morgana non è ancora tornato. Mi sembra che il questionario del fansite sia cambiato. Ehi, quello di stanotte vale come il primo sogno dell'anno. Dici, pensavo che il primo fosse quello di domani notte. È così importante, il primo sogno verrà quando capita. Certo che è importante, non voglio che il mio primo sogno sia un incubo. Beh, in quel caso non conta, ovvio, no? Ecco, guardate questa, magari vi aiuterà a fare dei bei sogni. Certo, ispirerai i maschietti. E questa quando l'hai fatta? Ci eravamo già incrociate prima di raggiungervi. Anche se forse avremmo dovuto fare uno scatto di gruppo, visto che dovevamo incontrarci tutti. È una bella foto a modo suo. In effetti credo che servirà a ispirare dei bei sogni. Yusuke? Che tipo di bei sogni? Però, se vuoi avere un anno positivo, devi sognare delle cose specifiche, dico bene. Quali erano i tre oggetti della tradizione? Il Monte Fuji, una pecora e una zucchina? Non credo proprio. Il Monte Fuji, un falco e una melanzana, in questo ordine. Capisco il Fuji e il falco, ma la melanzana? Giusto, fare in modo di sognare queste cose. Le fisserò fino a piccarmele nella testa. Onestamente dubito che tu possa costringere te stesso a fare determinati sogni. Io invece ce la farò. Io ho intenzione di sognare una rara bellezza. Beh, comunque ora devo andare a letto. Domani ho gli allenamenti. Quello che è successo oggi pomeriggio non può essere normale. C'è qualcosa che non va. Meno male che noi ce ne siamo accorti allora. Dai, è rimasto normale il nostro giudizio. Sento un vento caldo sul viso. Deve essere tornato Morgana. Avverto una presenza. Che cazzo sta succedendo? Eh? Che succede? Che sta succedendo qui? Eh? Niente, stavo dormendo. Ehi, è da ieri che ti comporti in modo strano. Che sta succedendo? State ancora dormendo. La vostra colazione svanirà nel nulla se non vi sbrigate a scendere. Ah, vai pure. Io arrivo subito. Che cazzo sta succedendo? Chi è? Questi fagioli sono una bomba! Hanno una forma perfetta e sono così lucidi. Sembra che le tue ricette ormai siano degne di una vera casalinga. Stai cercando di farti sposare? Grazie, ma no. Ehi, unisciti a noi! Prova i fagioli neri, ti cambieranno la vita! Buongiorno. Ci conosciamo? Futaba come contenta. Oh, cos'è? La prima battuta dell'anno? È già entrato nello spirito dell'anno nuovo, ubriacandosi. Non ti conviene fare scherzi con Wakaba. Te li rispedirebbe indietro come un boomerang. Poi ti prenderebbe in giro fino alla noia. Mi conosci fin troppo bene. Wakaba? Wakaba, il tuo lavoro e la tua bambina erano tutto per te. Perché sei dovuta morire così all'improvviso? Wakaba è il nome della mamma di Futaba.
Ma lei non è più. Che c'è? Non ti senti bene? È così da ieri. Buongiorno, Mona. Buongiorno. Sono rimasti abbastanza secchi per me. Morgana? Era una domanda. Sì, sono io, ovviamente. Dico sul serio, stai bene? C'è qualcosa di molto sbagliato. Ok, basta scherzi per adesso. Avanti, siediti. Sarai soltanto affamato. Qualcosa non va. Grazie per il cibo. Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono goduto un capodanno rilassante come questo. Sono sazio anche io. Se solo potessi chiudere il pasto con, non so, una tazza di caffè. È proprio una richiesta velata. Ah, qualcuno vuole del dessert con il caffè? Vado a prendere qualcosa, offro io. Mamma, tu vuoi un Mont Blanc, vero? Ah, che gentile, grazie. Ok, torno subito. Fa attenzione. Futaba coraggiosa che va a prendere la roba. Morgana dovrebbe essere un gatto e Wakaba non dovrebbe essere qui. Che c'è, Phoenix-kun? Akechi? Che ci fai qua? Sembra tutto normale. Spiacenti, non abbiamo ancora aperto. Le mie scuse, desideravo solo parlare con Star-kun un momento. Perché non esci a prenderti una boccata d'aria con lui? Farò io la guardia al tuo dessert. Adesso dici così, ma quando tornerà e troverà il piatto vuoto, penserà che sia stato un complotto. Non mi stupirei affatto se c'è proprio Mona a fare la guardia. E dai, non sono così. E invece sì. Tu sai, dico bene, dobbiamo parlarne. Ti ricordi? Esatto, e anche tu a quanto pare. Andiamo. Vado a farmi un giro, a dopo, ciao. Sembra tutto normale, cerchiamo un posto dove appartarci. Questo andrà bene. Bene, dunque, cerchiamo di fare chiarezza su questa situazione. Che sta succedendo? Beh, direi che un posto vale l'altro. Alla fine dello scorso anno mi sono consegnato alla polizia confessando di aver causato i raptus seriali. Ne conservi ancora il ricordo, vero? Sì, ma... Forse la parte più confusa della mia storia sono gli eventi successi dopo il mio arresto. Naturalmente sono stato interrogato a fondo riguardo il mio coinvolgimento nel caso di Shido, ma per qualche motivo subito dopo mi hanno rilasciato, senza alcuna spiegazione. Ti hanno lasciato andare? Sì, e sono stato assolto da tutte le accuse, è veramente assurdo. Più che altro non potrebbero mai rilasciare un reo confesso dopo un interrogatorio così breve. Ma quel che trovo ancora più incredibile è... Wakaba. Bene. Wakaba Ishiki. Non posso credere che sia stata riportata in vita. Per il momento sembri essere l'unica persona nelle giuste condizioni mentali. Arrivo subito al punto. Facciamo un accordo. Che ne dici di unire le forze in questa situazione? Cosa dovremmo fare? Voglio indagare e scoprire esattamente cosa sta succedendo. Sono certo che anche tu vorrai la stessa cosa, giusto? Al momento condividiamo lo stesso obiettivo. E per risolvere questo problema non credi sia più prudente unire le forze? Ha ragione, in questa situazione bizzarra è necessario il gioco di squadra. Forse a questa storia è meglio lavorare con Akechi. Hai preso la tua decisione? Cosa vuoi che faccia? Beh, per prima cosa ho bisogno di informazioni. Puoi raccontarmi cosa è successo dopo che ci siamo separati nel palazzo di Shido? Certo, ti dico tutto. Ed ecco qua. Capisco. Nonostante alcune anomalie si siano verificate subito, le più eclatanti sono avvenute dopo Capodanno. E tranne te, tutti i ladri fantasma stanno vivendo in questa realtà alterata senza rendersene conto. Fa pure. Senpai, sono Yoshizawa. Mi trovo a Dobaida e... Che è successo? Non capisco cosa davanti agli occhi, ma proverò comunque a descrivertelo. È quell'edificio.
È un'immagine quasi indistinta e sembra quel palazzo di cui parlava Morgana Senpai tempo fa. Un palazzo? Senpai, so che è una cosa improvvisa, ma potresti venire a Dobaida? Aspettami lì, arrivo. Capito, a dopo. Era la voce di Yoshizawa-san, vero? Mi pare di aver sentito la parola palazzo. Il che è assurdo, credo ne abbia visto uno. Anche se non si trovava nel metaverso. Hai intenzione di incontrare Yoshizawa-san, vero? Verrò con te, potremmo trovare qualche indizio. Ora che abbiamo stretto un accordo, non mi scaricherai, vero? Quei due sorrisetti, però. Certo che no, Akechi. Non l'avrei mai fatto io. Oh, Akechi, sono contento che tu sia vivo. Ste scene incredibilmente bianche però feriscono la mia vista. Star Senpai e... Akechi-san? Eravamo insieme quando lo hai chiamato. Prima una donna risorta e ora la comparsa di un palazzo. Affascinante. Akechi-san, anche tu sei dei palazzi. Forse potresti comprendere meglio la situazione se ti dicessi che ho i suoi stessi poteri. Davvero? Quindi anche tu sei... Mi permetto di interromperti, non faccio parte dell'Adri Fantasma. Eppure, dato che hai già afferrato il concetto, mi sembra chiaro che anche tu sai evocare le persone. Lo sa, tranquilla. Sì, uso anch'io una persona. E nemmeno io sono una ladra fantasma. Mi è soltanto capitato di finire in questo palazzo con Star e Morgana Senpai qualche tempo fa. Ma cosa può significare questa apparizione? Stavo semplicemente tornando a casa quando mi ci sono imbattuta. Dal momento che nessun altro sembra reagire alla cosa, suppongo che non riescano a vederlo. Oppure lo vedono, ma senza che questo susciti in loro una qualsiasi reazione. Sì, esattamente così. Ho provato a chiedere ad alcune persone, ma nessuno di loro sembra preoccuparsi dell'apparizione. Forse ci conviene passare all'azione invece di star qui a formulare ipotesi. Vorresti dire che dovremmo entrare nel palazzo? Non solo un palazzo si è manifestato nella realtà, ma è questo l'unico visibile a noi. Capisco di non avere prove, ma è probabile che tutto ciò abbia a che fare con la nostra situazione. Non sarebbe molto più utile entrare nel palazzo e cercare di capirci qualcosa, ammesso che abbiamo i mezzi per farlo. Vediamo subito. Oh, questo è... Fammi vedere. L'icona del navigatore del metaverso è di nuovo sulla schermata. Ma sembra un po' diversa. Pensavo che non l'avrei più rivisto. E invece pare proprio che abbiamo nuovamente l'accesso al navi. Fa vedere? Oh, anche io. C'è per caso una cronologia delle ricerche? Cronologia delle ricerche? Come posso... Ah, ho trovato un risultato, però... Nella cronologia delle ricerche c'è solo una voce, ma non riesco a leggere che palazzo sia. La parte relativa al nome è stata censurata, che sia opera del signore del palazzo. Significa che non possiamo entrare nel palazzo. Beh, avendo una cronologia delle ricerche, dovremmo riuscire a infiltrarci comunque. Se davvero volete entrare, vi dispiacerebbe portarmi con voi. Non so spiegarlo, ma è da quando siamo arrivati che c'è qualcosa che non mi convince in questo posto. Prometto che non vi rallenterò. Tu che ne dici? È ora di infiltrarsi. Allora è deciso. D'accordo, andiamo. Clicchete. Wow, il motivo è un po' diverso ora. Ora che lo guardo meglio, mi rendo conto di quanto sia misterioso questo posto. Cosa sarà mai questo edificio? Dipende da cosa il signore del palazzo percepisce questo posto. Probabilmente lo scopriremo facendoci strada. Davvero? Che vestito strano. A ogni modo, è... Che c'è? Beh, non so come dirlo. Oh, il tuo vero costume. Vero costume? Oh, parli di questi vecchi abiti. A parte Yoshizawa-san, non vi è motivo per me di indugiare nella farsa del principe detective. Basta con le chiacchiere, diamoci una mossa. Ok, va bene. Il riassunto della storia è stato aggiornato. Perfetto.
Sì, ora che lo guardiamo questo luogo ha un che di strano. Ispezioniamo di nuovo questo palazzo. Molto bella sta musichetta al pianoforte. Oh, un forziere. C'era anche l'altra volta oppure no? Non mi ricordo. Perlina, pane dell'anima. E la Madonna, quanti regali. C'è gente ora. Rispetto all'ultima volta c'è qualcosa di diverso. È successo qualche mese fa, no? Dovrebbe esserci un risveglio del cuore da allora. Ricordi quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti trovavi qui? Credo fossi dietro quella porta. È dove mi ha aiutata. Capisco, quindi conosci solo la zona vicino all'entrata. Proseguiamo. Potremmo anche risalire salendo da là sopra volendo. Ah, a proposito, visto che siamo già in gruppo, mettiamo le armi giuste ai nostri compagni. Ecco qua. Mettiamo anche le armi. Ah, però questo è più potente. Però questo mette folgorazione. E a loro due, in realtà, non so se mettere la protezione come a me dall'oscurità e dalla luce, oppure come a tutti gli altri il teschio di cristallo che per adesso non ho. Adesso ho solo l'oliarco. Va bene, per adesso vi do la protezione, poi ci pensiamo. Che se volessimo di nuovo a Keci, tra l'altro, possiamo anche rimettergli il vecchio vestito. Però si muoverà come si muove adesso, ovvero nella sua forma oscura. Nah, a me piace di più il vestito oscuro. Forza allora, entriamo dentro. C'è un sacco di folla. È decisamente tutta diversa dall'ultima volta. Grazie per essere venuti, pazienti. Sarete condotti in una delle nostre strutture di cura specializzate in base ai vostri desideri personali. Assisteremo ciascuno di voi. Tranquilli, tutti possono essere felici. Qualora aveste delle domande sulle strutture, rivolgetevi a un vicino membro dello staff. Che stanno dicendo? Diventare felici? Che tipo di posto è? Non lo so, sembra quasi una clinica. Soprattutto ci sono le telecamere a osservarci. Salve, posso entrare? Quei travestimenti, voi non fate parte di coloro che desiderano la salvezza. Portaci dal tuo signore. Andate via, non siete altro che intrusi indesiderati. Non disturbate la ricerca del nostro signore, la salvezza di questo mondo. Spesso il linguaggio di un ombre indica l'ideologia del suo signore. Il suo sembra tipico di una setta. Spiacente, ma dobbiamo passare. Non abbiamo tempo da perdere con una nullità come te. Perché inseguite spontaneamente la sofferenza? Perché state tenendo la mano al vostro stesso dolore? Macabre, Yoshizawa-san, sai come funziona, vero? Sì, sono pronta. Potrebbe essere rischioso agire senza una direzione chiara. Penserò io a fornire supporto. Brava, Keci. Questa feccia continua ad ammucchiarsi. E va bene, è l'ora di un bel massacro. Ecco la Keci che veramente conosciamo. È passato di tempo dall'ultima volta. Niente mi elettrizza tanto come uno scontro. Akechi-san? È il momento di annientarli. D'accordo. Oh, debole alla luce. La cosa non mi sorprende. E guarda un po', Akechi non ha più attacchi di luce. Chissà come mai. Akechi, fuoco di soppressione. Ai, che male. Beh, noi potremmo volentieri ucciderli con un colpo, ma hey, facciamolo fare anche a Yoshizawa. Concentrazione. Facciamo combattere un po' tutti. Che se no, che senso ha? Kougan. Addirittura, li ha anche quasi uccisi. Rompi formazione, staffettiamo a Joker. Beh, perché no, giustamente. E infine, frecce splendenti. 3500 con una staffetta e un solo colpo su 4. 4 è la base, 8 è il massimo. Beh, che dire.
soddisfacente. Direi che ce la siamo cavata piuttosto bene, non trovate? Considerate soprattutto che la squadra è stata messa insieme all'ultimo minuto. Oh. Yoshizawa-san? Ah, sì! Dunque, quell'ombra ha detto qualcosa a proposito di una ricerca. È qualcosa sulla sofferenza. E sulla salvezza. Tutto questo sembra indicare che il signore del palazzo non ragioni lucidamente. Oh? Cos'è una tessera? Ho trovato una mappa di questo posto, a quanto pare. Vediamo di farne buon uso. Ah, ottimo. Ho solo scambiato dei convenevoli con Akechi-san. È sempre così. È sempre un tipo così spietato. È il solito Akechi. Capisco. Che ne dite di risparmiare il chiacchiericcio per dopo e andare avanti? A meno che fare squadra con il tipo così spietato non sia troppo per te. Ci ha beccato. Oh, povero Akechi. Vediamo, cosa dice la gente qui? Non ti farai esaminare? Ci sto per andare, che emozione! Sinceramente no, non mi va di farmi analizzare. Oh, guarda, un'ombra. Ed è azzurra, non è verde. Questo vuol dire che sono lì al mio livello. Vediamo, Nebiros debole alla luce e lui debole al nucleare. Ok, debilitazione. Oh, mi spiace, sono resistente. Tu invece, Kaugan. Sandolion. Staffetta. E abbiamo detto, tu debole al nucleare, eh? Esplosione nucleare. Coming. Lan 3718. Oh, che bello che finalmente i nemici non sono più deboli di me, ma sono alla mia portata finalmente. Questa cos'è? Una safe room? È una safe room, riposiamo un po'. Grazie, Akechi. Ha aperto una strana sensazione al petto. Spero sia solo un po' di ansia per via di questo posto. Capisco che riposare ogni tanto sia importante, ma abbiamo davvero il tempo di rilassarci? Sì? Perché no? Continuiamo. Che bello che finalmente ho dei nemici alla mia portata e non li distruggo solo con un colpo. Credo sia... Oh, tra l'altro non ho visto a che punto sono i miei compagni. I miei compagni, loro due. Debole al vento, eh? Attacco psichico! Distruggilo! Siamo chietti, siamo chietti, siamo chietti! Nome 1272. Finalmente posso mostrare il mio pieno potenziale qui. Possiamo o proseguire di qui o entrare qua dentro. Vediamo cosa si nasconde. Nanda? Cosa? Quella voce... Guardate! Impossibile! Cos'è? È il padre! Presto arriveranno tutti. Mamma, nonna. Sì, ci sarà anche lei. Sono certo che verrà anche lei appena si sarà calmata. Perché? Perché? Che bella. Cioè, com'è fatto bene. È proprio si è vista la disperazione della bocca aperta. Papà! Perché? Quello del filmato era tuo padre, vero, Yoshizawa-san? E la persona alla quale stava parlando? Sumire. Mia sorella minore, Sumire Yoshizawa. Ti ho già parlato del lutto che ho subito in famiglia, vero? Ma com'è possibile che quel video... Che succede? Mi spiace, non capisco cosa mi stia succedendo ultimamente. Continuo ad avere la sensazione di dover ricordare qualcosa e allo stesso tempo di non doverlo fare.
Riesci ancora a camminare, Yoshizawa-san? Qualunque cosa stia accadendo, dobbiamo andare avanti se vogliamo saperne di più. Sì, d'accordo, andiamo. Ehi, quando hai detto di aver conosciuto Yoshizawa-san? Dopo essermi trasferito? Capisco. A ogni modo andiamo. Temo che ci sia ancora molta strada da fare. E allora, visto che questa è la strada giusta, fammi un attimo tornare indietro e vediamo cosa c'è dall'altra parte. Mi sa nulla, però controlliamo. Infatti, è solo una stanza. Oh, che bello che finalmente ho dei nemici alla mia portata e che posso finalmente combattere e mostrare il mio pieno potenziale. Ah, ma guarda, prosegue, vediamo. Oh, bene, so già dove siamo, ottimo. Oh, ma guarda, un forziere. Questo posto è enorme. Come, cosa sarà mai questa stanza? Sembri ancora sofferente, tutto bene? Sto bene, è solo che non riesco a smettere di pensare a quel filmato. Quello riguardante Sumire-san. Già. Non ci fermiamo, devo scoprire perché mi è stato mostrato. Forse perché il signore del palazzo ti conosce, eh? Oh, ma guarda, siete fuori strada. Non inseguite il dolore. Da qui in avanti vi attendono solo disgrazie. Un nuovo arrivato. Dolore, disgrazie. Perché tutti questi avvertimenti? Chi è il vostro signore? Perché credete di sapere tutto su di me? Se non mi darete una risposta, mi farò strada per con la forza. Io... Non attaccare in modo irrazionale. Non vedi che bloccano? Non essere così avventata. Datti una calmata. Chiedo scusa. Così, segui i miei attacchi, usa il giusto tempismo. Sì. Oh, per fortuna non ha usato abbastanza energia. Allora, a cosa siete deboli? Non lo so. Bloccano gli attacchi fisici, probabilmente anche lo sparo. Resistono al ghiaccio. Io tenterei... Una titantomachia. Oh, ottimo. Qualcuno è stato colpito, vedo. Attacca, Makougan. Visto? Con calma sei riuscita a colpirli. Ah, così? Distrutti? Ottimo. E Asterius è salito di livello. E a proposito di livello, devo vedere loro due a che livello sono. Sei una povera sciocca a rifiutare la grazia del nostro signore. In tal caso, guarda con i tuoi occhi. E ora? Oh, wow! La folla invisibilio! Il loro entusiasmo scalda lo stadio e dà il benvenuto alla nuova eroina della ginnastica professionistica! Eh? Grazie infinite! Sono al settimo cielo per i risultati di oggi! La tua performance è stata qualcosa di mai visto nelle scuole medie, assolutamente sbalorditivo! L'anno prossimo però sarai al liceo, questo che impatto avrà sulla tua carriera sportiva? Ah, non ho intenzione di fermarmi. Il mio sogno è competere e vincere a livello internazionale. Ma è magnifico! L'ultima domanda. Vuoi approfittare dell'occasione per salutare qualcuno? La mia sorellina. Dovrebbe essere qui tra il pubblico. Che cosa? Ah, eccola! Sumire! Sumire, ce l'ho fatta! Abbiamo entrambe lo stesso sogno. Essere campionesse internazionali. Basta! Facciamolo avverare insieme, Sumire, io e te! Basta, ho detto! Io! Yoshizawa-san, tu sei... Spero sia servito a farti capire. Una voce maschile. Andando avanti così non farei altro che ferire il tuo cuore. Perché non smetti di combattere e non torni alla tua realtà attuale? Nient'altro che ferite il mio cuore, eh?
Non capisco cosa cerchi di dirmi, ma non ho intenzione di andarmene proprio adesso. Allora siamo d'accordo, anche noi ci rifiutiamo di fare come dici. Perché non ci dai un taglio con questa farsa della voce dietro al sipario e non ti fai vedere? Oh, come volete. Scendete di sotto, ci incontreremo là. Ha consentito più facilmente del previsto. Ha davvero intenzione di fare la sua comparsa. Kazumi, stai bene? Grazie per l'interessamento. Però sto bene, davvero. Andiamo. Ah. Akechi, ho capito qualcosa. Kazumi Yoshizawa, eh? Vediamo. Che bello che finalmente posso combattere qualche nemico al mio livello. Esplosione nucleare, Raul! Bel colpo! Un danno tecnico e un attacco debole. Il tecnico tra l'altro ha fatto il doppio del danno rispetto alla debolezza, ma hey, va bene uguale per me. I risultati sono risultati. Eccolo lì, il signore del palazzo. È lui il signore di questo? Ne è passato di tempo, vero? Dottor Maruki? Eccolo qua. Eccolo Maruki. Oh, è tornato. Lieto di sapere che state tutti bene. Immaginavo che avreste finito per infiltrarvi in questo posto. Tra l'altro, ho cambiato la voce perché non è più impacciato come una volta. Adesso è un uomo serio, pulito e con i capelli uguali ai miei. A dire il vero, non è così che speravo di rivedervi. Dottor Maruki, lei è il signore di questo palazzo. Palazzo? È il luogo che si è manifestato i desideri distorti. Qui è lei la fonte di questi desideri. Ah, capisco. Beh, per usare le vostre parole, sì, sono io il signore di questo palazzo. Ma nel mio caso dovrei essere un po' diverso da quelli che avete affrontato finora. Inoltre sarebbe corretto dire che lei ha a che fare anche con le anomalie al di fuori del palazzo? Sì, è così. Gli piace la realtà che ho creato per voi? L'ha creata lei? Esatto. Ho ottenuto il potere di alterare la realtà, di piegarla ai desideri delle persone. Io non volevo tutto questo. È davvero quel che volete? La vecchia realtà era ingiusta e crudele. La verità è che Yoshizawa-san patisce un immenso dolore ogni volta che attinge il suo passato perduto. Il mio passato? Dottor Maruki, cosa intende dire? Cosa mi è successo? Va bene. Speravo sinceramente che tutti questi avvenimenti ti avrebbero fatto cambiare idea. Ma se è questo che davvero desideri, allora ti farò ricordare chi eri veramente. E voglio che lo scopriate anche voi. Una volta finito, dovrai scegliere una delle due realtà. La realtà più crudele è quella creata da me. Oh, via con il filmato, eh? Benvenuti. 3, 2, 1. Quanto sei show off. Quello è... filmato animato. Oh. Ma che carina che è. Uno può dire, può sembrare strano, ma una c'ha i capelli marroni, l'altra rossa. Kasumi.
前見て、危ないよ。ねえ、てば。世界を狙える強いかすみ。待って、止まってよ、すみれ。すみれ。 Che brutta cosa. È colpevole della sua morte. E ha perso il potere della ribellione. Vabbè, il fiocco per qualche motivo. Io. Stai ricordando dunque? Sì, io sono Kasumi? Kasumi. No, non è così. Io non sono Kasumi. La ragazza che risponde al nome di Kasumi Yoshizawa è deceduta. Quanto siamo lenti noi. È successo la scorsa primavera, prima che entrassi alla Shujin. Stavamo tornando a casa dopo gli allenamenti. È accaduto su quella strada che si vede nel filmato. Non guardavo davanti a me e Kasumi mi ha protetto da quell'auto in corsa. Kasumi mi ha salvata, ma io le ho portato via i suoi sogni e anche la sua vita. Io sono sua sorella minore, Yosumire Yoshizawa. Continuerò io. Dopotutto ho un ruolo in questa storia. Il suo vero nome è Sumire Yoshizawa e la sorella minore è Kasumi-san. Ma sono mesi ormai che vede se stessa come Kasumi Yoshizawa, la sua sorella ormai defunta. Naturalmente, solo la cognizione di se stessa è cambiata. Per tutti gli altri, lei era ancora Sumire. Per qualche ragione, però, ci sono state alcune eccezioni. Cosa ti ha fatto credere di avere a che fare con Kasumi-san? Sembra un'agenda della Shujin Academy. All'interno c'è scritto Kasumi Yoshizawa. Evidentemente non ne avevi idea, ma lei è sempre stata Sumire Yoshizawa fin dall'inizio. Tuttavia, quando abbiamo guardato in quell'altro filmato, ha detto che di chiamarsi Kasumi Yoshizawa. Dopo quella strana affermazione, per un momento ho sospettato che fosse lei il signore del palazzo. Sarebbe stato un plot twist interessante. Dopo la morte di Kasumi, prima di entrare alla Shujin, mi affidai alle consulenze del dottor Maruki. Fu allora che gli dissi che se Kasumi non c'era più e non poteva fare avverare il suo sogno, allora avrei dovuto diventare io Kasumi per poter trasformare quel sogno in realtà. Dunque è per questo che ha messo le mani sulla cognizione di Sumire, per esaudire i suoi desideri. Bene, per quanto ancora vi fossero dei limiti, all'epoca ero già in grado di far avverare il suo desiderio. Provate a mettervi nei suoi panni, per un momento. La sorella di Sumire-san è morta per proteggerla. Immaginate di sopravvivere a una tale disgrazia. Il senso di colpa del sopravvissuto non è facile da sopportare, per non parlare del trauma psicologico. Se Sumire-san ha la possibilità di vivere una vita sana e tranquilla, diventando Kasumi-san, allora credo che quella realtà sia ciò che le serve per essere felice. Ne ho abbastanza delle sue arroganti giustificazioni. Non ha fatto altro che usarla perché venisse riconosciuta la validità della sua ricerca. Allora è così che la pensate, eh? È un peccato. Sì, è ovvio. Volevo che la società riconoscesse la scienza psicognitiva grazie al mio lavoro. Ma solo perché il mio obiettivo è salvare le persone come Yoshizawa, eradicando dal mondo la sofferenza. Eh? Grazie al mio lavoro tramuterò i desideri delle persone in realtà. Persino in questo momento la mia ricerca sta dando i suoi frutti. Nessuno sarà più costretto a soffrire sotto il giogo di un mondo ingiusto. In questo palazzo, come avete chiamato, i desideri del suo signore si materializzano, giusto? Desidero usare la mia ricerca per salvare l'umanità. Penso sia questo il desiderio che mi è più caro. Che assurdità!
Potresti avere anche ragione. Eppure faccio sul serio quando dico di voler cambiare la nostra realtà imperfetta. Proprio come lei è stata salvata diventando Kazumi, salverò dal dolore tutto il resto dell'umanità. Anzi, è mia responsabilità farlo. Non vedete, è stato il mondo stesso ad affidarmi questo compito. E alla vecchia realtà che succederà? Questo non lo so con certezza, ma probabilmente verrà ignorata, come se non fosse mai esistita. La realtà più crudele cesserà di esistere, e quella creata da me sarà l'unica riconosciuta dalla società. Mettiamo una piccola parentesi. Ipotesi, tu arrivi a 90 anni e un giorno crepi. Questa realtà che tu hai creato, cessa di esistere o continua? Sarebbe una cosa da capire, però, ehi, troppo vado avanti con la testa. E dai per scontato che ci lasceremo fare il lavaggio del cervello e che vivremo sotto il tuo controllo. La tua franchezza è qualcosa di estremamente ripugnante. Bene, quindi è questa la tua risposta, Kachi-kun. E gli altri? Yoshizawa-san. Lascia che te lo chieda ancora una volta. In quale realtà desideri vivere? Se lo vuoi, puoi tornare a vivere nella tua vita come Sumire. Ma se preferisci continuare a essere Kazumi, posso far avverare anche questo desiderio. Dottor Maruki, io... Credi in te stessa, Sumire. È impossibile. Mi spiace, Star Senpai. Io non posso tornare a essere lei. Non voglio essere la persona che ha causato la morte di sua sorella. Non giudicatela. È un'ulteriore prova di quanto la sua vita sia stata dolorosa per lei. Voi due avete percepito i dubbi formatisi all'interno della mia realtà. Ecco perché siete qui. Ma ricordate, anche voi fate parte di coloro che desidero salvare. So via, Star-kun. Non vuoi accettare la mia realtà ed essere felice? Troverò la mia felicità. Niente da fare, eh? Mi spiace, Maruki. Non è questo che voglio. Braccio tentacolo! E no, e dai, il tentacle rape, no, per favore! Allora, è un bel personaggio comunque, Maruki. Però, cavolo. Questa non è la realtà. その悲しいことを言わないでくれ。その言葉は彼女の居場所を否定することなんだぞ。居場所ね。彼女だけじゃない。 Non te l'abbiamo chiesto. Io non voglio che sia qualcun altro a realizzarli. そうなると 力で分かってもらうしかありませんね。暴力は気が乗らないけど。 Ci penso io, capo. Aspetti che mi muovo tutto storpio. Mi sto trasformando, mi dia un attimo. Ecco fatto. Ma guarda un po'. Mi sembra di averla già vista questa persona. Assolutamente. Ma guarda un po', questa persona l'ho già vista da qualche parte. Così stupidi e testardi da rifiutare il nostro signore. Disgustoso. Non siamo qui per dare ascolto alle vostre stronzate. Oh, ma guarda, un attacco divino. Ah, Akachi ha schivato, bravissimo.
Oh no, Akachi è stato colpito, benissimo. Per fortuna abbiamo una di queste. Praticamente non l'ho mai usati sti oggetti. Concentrazione! Akechi, ti dispiace renderlo più debole questo nemico? Oh, ma guarda un po'. No, dai. Bravo, bravo Akechi. Debilitalo, Akechi. Frecce splendenti. Mi spiace, Maruki. Stai combattendo le persone sbagliate. No, questi patetici tentativi non basteranno. Oh, ma guarda, ti sei appena curato. Questo scherzo della natura non vuole saperne. Eccolo qui l'attacco divino incredibile. Accettate la sua grazia. Abbandonatevi a lui. Insomma, vuoi chiudere il becco? Joker, voglio zittire quell'essere una volta per tutte. Dammi la mano. Un attacco speciale, eh? Volentieri, Akechi. Bellissimo questo attacco, tra l'altro. Niente male per una tecnica improvvisata. Improvvisata mica poco, Akechi. Era talmente perfetta che quasi sembrava studiata. Andiamo avanti. Sono certo che negoziare non abbia più alcun senso. Sembra essere proprio così, purtroppo. Ma prima ho un'idea. Invece di spiegarvelo a parole, vorrei che vedeste questa nuova realtà con i vostri occhi. So che i tuoi amici le stanno già apprezzando, Star-kun. Permettici di aiutarla. Questo non posso farlo. Come ho già detto, lei desidera vivere nella realtà in cui è Kasumi. Non posso consegnarvela finché le cose stanno così. Vi ho già detto che non le farò del male, ve lo giuro. Non preoccupatevi per lei. Avanti, guardate la realtà che ho creato per voi. Una volta visto il risultato, sono certo che capirete qual è il futuro migliore. Credi che ci ridurremo a obbedire ai tuoi ordini? Mi spiace, ma a costo di usare la forza, dovrà andare a finire così. È scomparso. Tra una settimana ci incontreremo di nuovo, il 9 gennaio. Spero che per allora avrete cambiato idea. Sì, se n'è andato. Non è il caso di mettersi a inseguirlo. Che ne dici? Torniamo indietro per adesso? Sì, è la cosa migliore. Che bello questa nuova transizione, però. Ho passato tutto il tempo a indagare sulle persone intorno a te in modo da poterti incastrare. Se penso che alla fine era Taruko Maruki la mente dietro questa assurda situazione, è riuscito a distorcere la realtà stessa nel suo tentativo delirante di far avverare i tuoi sogni di tutti. Dire che le sue motivazioni sono incomprensibili è un eufemismo. Non riesco proprio a capirci nulla. In ogni caso, dobbiamo capire com'è meglio procedere. Dobbiamo salvare Sumire. Non credi che tentare di salvarla sarebbe un suicidio, ora che siamo in questo stato? Prima ci servono delle informazioni. Dobbiamo saperne di più se vogliamo affrontarlo. Vedrò di indagare anche per conto mio. Va bene, Akechi. Detesto l'idea di dover fare come dice, ma pare proprio che dovremo aspettare fino al 9 gennaio. Incontriamoci qui, la settimana prossima. Tuttavia le nostre vite saranno ben diverse se sceglierai di vivere in questa realtà con i tuoi amici. Lo so, dunque questa è la realtà creata da Maruki. È inutile fissarsi su questa cosa, dovrei tornare in camera mia. Tutto gira intorno alla mia camera. La mia vita finisce e inizia in quella camera.